il nostro cimitero. Ok. Questa è la laguna come nella sua estensione attuale. La laguna nell'età moderna ha tre, prima ne aveva 5-6 varchi di collegamento col mare. Sì. La bocca di porto di Lido. Questo vediamolo da vicino. Questa qua. La bocca di porto di Lido. Queste sono il mare entra nella laguna attraverso questi tre. E queste sono le guide. E questa è terraferma. Questo è il litorale della terraferma. Lido di Venezia. No. Questa è terraferma, questo è il cavallino, questi sono i mulazzi, ed era una contaminazione lagunare che già nel 600-700 la Repubblica Veneta ha rinforzato molto una specie di diga. Cioè, sono molto curioso. I maggiori esperti di idraulica lagunare erano membri sia dell'università sia del CNR di allora, i quali avevano un incarico di redigere un progetto che doveva salvare sì Venezia dalle acque alte, ma anche garantire l'equilibrio lagunare, cose che non vanno mai messe l'una contro l'altra. Quello che invece fa il MOSE è di aver praticamente appoggiato e sposato solo quella dell'acqua alta, tra l'altro acqua alta e basta. Venezia, le prime manifestazioni che abbiamo fatto contro le grandi navi a Venezia sono iniziate nel 2006 e sono state fatte dalle stesse persone che facevano parte dell'assemblea permanente contro il MOSE. Il problema delle navi è strettamente collegato con tutte le opere che vengono fatte nelle bocche di porto, per cui già le battaglie ambientali che ci sono, che nel nostro territorio sono molte, il nostro territorio è martoriato, sono a livelli di PM10 insostenibili, ci sono inquinamenti delle falde acquifere e aperture di centri commerciali in ogni dove, una cementificazione assurda del territorio, per cui poi ci sono altri problemi, alluvioni e quant'altro. Il nostro territorio a livello ambientale è proprio... Da quanti anni ti occupi di queste cose? A me pare che quello che sta succedendo sia davvero miracoloso in qualche modo, per le relazioni che si stanno costruendo, cioè non stiamo usando la campagna elettorale per costruire, cioè non con l'obiettivo di andare a raccattare voti, ma con l'obiettivo di costruire relazioni per una prospettiva. Ok, quello che questo paese ha bisogno di questo.